Ciao ragazze e ciao a tutti, io sono Rosaria e vi do il benvenuto sul canale Annarella Gioielli. Oggi vediamo insieme come realizzare questa semplicissima mascherina. È realizzata senza macchina da cucire e senza pieghe ed ha un bellissimo coprinaso per essere adattata alla forma del vostro viso. Vediamo subito come fare. Prendiamo due stoffine. Una verrà posizionata all'interno e una all'esterno. All'interno potrete mettere il vostro filtro. E la stoffina fantasia che andrà all'esterno avrà una dimensione di 20x24 cm, quella all'interno 20x20 cm. Occupiamoci di quella interna. Andiamo a piegare i due lati opposti. Facciamo delle piccole pieghe che poi andremo a cucire. Andiamo a stirare con il nostro ferro da stiro in modo da essere un po' più precisi. A questo punto andiamo a cucire, potete farlo anche con la macchina da cucire, ma io lo farò a mano. Utilizzeremo un semplicissimo punto filza, è il punto più semplice in assoluto e per questo tipo di cucitura va benissimo, quindi andiamo con il nostro ago a fare tutte e due le nostre cuciture. Come vedete, questo è il risultato dalla parte del dritto. Ripetiamo l'operazione anche sull'altro lato. Una volta che abbiamo terminato, questo è il risultato. Andiamo a prendere la nostra stoffina a fantasia e mettiamo perpendicolarmente la nostra stoffa, sempre dritto contro dritto. A questo punto dobbiamo cucire le altre due estremità in modo da unire insieme le due stoffine. In questo caso utilizzerò un punto indietro. Il punto indietro è un punto simile a quello della macchina da cucire. Se vogliamo aiutarci a fare una cucitura un po' più dritta, prendiamo una pena cancellabile, quella che usano i vostri bimbi a scuola, e tracciamo delle linee con il nostro righello. La penna friction, in questo caso, con il caldo, sparirà magicamente, quindi ci aiuterà a non creare delle brutte cuciture tutte storte, andremo più o meno dritti e alla fine scomparirà con il ferro da stiro.
Una volta terminato, prendiamo il nostro ferro da stiro e, come vedete, magicamente la penna è scomparsa, sono rimaste solo le nostre cuciture. A questo punto giriamo dal dritto la nostra creazione e andiamo a stirare. Sulle parti più corte andiamo a creare le pieghe per inserire poi gli elastici, quindi andiamo a fare due pieghe. Andremo a cucire e aiutiamoci sempre con il nostro ferro da stiro in modo da non imbastire il tutto. Puntiamo con i nostri spilli. E ripetiamo l'operazione anche dall'altra parte. Anche in questo caso aiutiamoci col nostro righello e la friction. Prendiamo misura di dove verrebbe più o meno la nostra cucitura e andiamo a cucire dalla parte del dritto questa volta, in modo da avere una cucitura impeccabile come quella della macchina da cucire. Quindi il nostro punto indietro lo andremo a fare però dalla parte del dritto, in modo da far venire un lavoro veramente veramente pulito. Come al solito, una volta terminato, andiamo con il ferro da stiro e magicamente la nostra penna scomparirà, lasciando spazio solo alle nostre cuciture, più o meno dritte. È giunto il momento degli elastici, prendiamo il nostro elastico, io vado a tagliare all'incirca 30 cm, ma veramente sono abbondanti. Vi spiegherò come realizzare anche dei piccoli nodini una volta che avete un elastico troppo lungo. È sempre meglio farlo più lungo anziché più corto, perché potrebbe darvi problemi alle orecchie. Mi aiuto con un fil di ferro e quindi inserisco il mio elastico all'interno delle mie pieghe. Vado a fare il nodo e lo nascondo all'interno della mia mascherina. Ripeto l'operazione anche dall'altra parte.
Visto che la mascherina ha gli elastici troppo lunghi, posso fare un piccolo nodino per poterli accorciare. Mi raccomando, usate un elastico che sia morbido come questo. Vi lascio i link nell'info box o sotto i commenti. Prendete un elastico morbido e fate questi nodini e non vi daranno nessun fastidio alle orecchie. La nostra mascherina è terminata, ma se volete un tocco professionale utilizzate lo stringinaso. Questi li ho acquistati online, vi lascio il link nell'info box e vanno solamente stirati, quindi li posizionate sulla vostra mascherina, andate con il ferro da stiro e rimanete per qualche secondo in modo che la colla che è presente sullo stringinaso si sciolga e vada ad incollarsi alla vostra mascherina. Mi sono aiutata con delle piccole mollette e una volta che si è raffreddato tutto, vedete, questo è il risultato. È una mascherina del tutto professionale, senza pieghe e senza macchina da cucire. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo alla prossima, un bacio a tutti, ciao ciao!